Da bambini io e Marcus eravamo inseparabili. Si è occupato di me alla morte dei nostri genitori. Direi che ci siamo allontanati quando lui ha preso i voti. Ma è ancora l'unica persona di cui mi fido veramente. L'unico che potrebbe credere che non ho niente a che fare con questa storia. Sembra un senza tetto. Poveraccio, sta congelando. Lieto di vederti, mi sei mancato. È tanto che... 2 anni. Allora, dimmi che è successo, Lucas. Ho ucciso un uomo, Marcus. È successo in un ristorante ieri sera. È stato come se fossi posseduto, in una specie di trance, una marionetta con i fili. Ho visto ciò che facevo, ma non potevo fare niente per impedirlo. Mio Dio. Non riesco a crederci, Lucas. Dimmi che non eri in te. Non saresti mai capace di una cosa simile. E c'è anche questo. Ti sei tagliato i polsi? Prima dell'omicidio ho inciso questi simboli sulle braccia con il coltello. Non so se abbiano qualche significato. Questo omicidio, com'è successo? Dopo il lavoro, ieri notte, mi sono fermato in una tavola calda a mangiare un boccone. Ho letto un libro al mio tavolo, credo. Dopodiché, buio totale, non ricordo nulla, fino al momento in cui mi sono trovato nei bagni con un coltello in mano. Era orribile. Hai detto che eri in una sorta di trance. Ma cosa vuoi dire? Parli di magia, stregoneria o cose simili? Marcus, non ho una spiegazione. Ti sto solo raccontando ciò che è successo. Sono sicuro di una cosa, però. Non sono stato io a uccidere quell'uomo. Ne hai parlato con qualcun altro? Con nessuno. Tu sei l'unica persona di cui mi fido. Mentre facevo questa cosa orribile, ho visto qualcosa. O meglio, qualcuno. C'era qualcuno lì con te? No, è stata una specie di visione. Ho visto un uomo in mezzo a centinaia di candele e c'era questa ragazzina. C'è qualcos'altro che devi sapere. So che può sembrare assurdo, ma dopo l'omicidio ho avuto delle premonizioni, come se vedessi qualcosa che non è ancora accaduto. Cosa mi è successo, Marcus? Cosa devo fare adesso? Mi conosci meglio di chiunque altro, Marcus. Aiutami! Ascolta, Lucas, io... sono molto confuso. Tutta questa storia è così strana. Sarebbe meglio se andassi alla polizia e raccontassi tutto quanto, Lucas. Costituisciti, prima che ti trovino. Pensi davvero che la polizia crederà a una storia come questa? Mi sbatteranno in prigione per il resto dei miei giorni e non saprò mai cosa mi è successo. Sono un prete, Lucas. Il fatto che tu abbia tolto una vita è una cosa molto grave. Ti ho detto che non sono stato io, Marcus. Tutti questi anni e non è cambiato nulla. Continui a non ascoltarmi. Lucas, non chiedermi di fare una scelta tra la mia fede e mio fratello. Non sono un assassino, Marcus. Sei l'unica persona di cui mi fido. Ti sto soltanto chiedendo di credermi. Molto bene. Farò il possibile per aiutarti, ma non posso fare nulla che vada contro ciò in cui credo. Ascolta, io devo trovare delle risposte. Ti chiamerò. Tieni. Ne hai più bisogno tu di me. Marcus, tu lo sai molto bene che io non credo in queste cose. Grazie. Bambino. Scivolerà sul ghiaccio. Devo fermarlo. Il poliziotto del ristorante. Se non intervengo, il bambino morirà.
Se intervengo, il poliziotto potrebbe riconoscermi. Cosa devo fare? Eccolo. Ha perso conoscenza. Presto. Devo tornare su prima che rimanga senza aria. Il cuore non batte più. Presto, forse non è troppo tardi. Uno, due, tre. 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 Pattuglia 324, un bambino è caduto in acqua, mandate un'ambulanza. Ragazzi, che coraggio! Il bambino sarebbe morto. Quello è un eroe. Si è tuffato nell'acqua gelata per salvare il bambino. Non ce l'avrebbe mai fatta senza di lui. Ero stato riconosciuto. Noi lo sapevamo. È difficile spiegare perché non mi abbia arrestato. Forse ha deciso che fossi pari. Avevo tolto una vita e ne avevo restituita un'altra. Non era cambiato nulla per me, ero ancora ricercato per omicidio dalla polizia. Ma uscendo dal parco, sapevo che potevo guardarmi di nuovo allo specchio senza vergogna.